Buongiorno ragazzi, nuovo video, finalmente, finalmente è arrivato il momento di provare la Taylor al pompelmo, la Taylor Grapefruit. Devo dire che secondo me questa fa il paio con la Taylor al sandalo, cioè come profumazione, certo è una profumazione estiva, però fa veramente il paio, nel senso che è un profumo buonissimo. Se vi piace il pompelmo, ragazzi, è una cosa spettacolare. Sembra di avere davanti veramente il frutto aperto, un bicchiere di spremuta di pompelmo. Per cui la proviamo, finalmente è giunto il momento. Una rasatura stamattina veramente dai profumi estivi. Farò soltanto un paio di passate nel senso del pelo, al massimo nel senso dell'obliquo, perché in realtà mi sono rasato già ieri col Fatip e quindi ho avuto una rasatura, devo dire, abbastanza profonda. Però oggi per necessità lavorative devo comunque essere perfetto e quindi mi devo fare la barba un'altra volta. Ho pensato che potesse essere finalmente l'occasione giusta. Peraltro ho comprato un altro paio di saponi, alcuni di voi che incontro anche sui social network, nelle pagine a cui sono iscritto, lo sanno già, quindi ho comprato un paio di saponi, un paio di lamette nuove da provare, quindi insomma di carne al fuoco ce ne sarebbe, purtroppo è il tempo che è un po' risicatino. Prima di iniziare la rasatura volevo approfittare l'occasione per fare le mie congratulazioni a Luca Di Naro, che è diventato papà. Luca, tanti tanti auguri, tante congratulazioni, so che anche tua moglie sta bene, la bambina sta bene, quindi insomma adesso inizia veramente la grande avventura dell'essere genitore e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Bon, allora, ho detto, fatta questa doverosa premessa, queste doverose congratulazioni per Luca, torniamo a parlare di rasatura. Allora, diciamo rasatura dei profumi estivi, quindi abbiamo detto la Taylor al pompelmo, il nostro solito prebarba bianco della Proraso, che ragazzi mi sto innamorando di questo prebarba ogni giorno di più, non so come mai, è buono, quindi mi piace, e soprattutto in questa stagione devo dire è effettivamente il più indicato fra tutti quanti. Ho messo a bagno la ciotola, ho messo a bagno nell'acqua calda anche il pennello di tasso della Omega col manico in corno. Il rasoio, oggi usiamo un Dovo Special 6 ottavi a punta tonda, eccolo qua. Questo è il rasoio, il mio primo rasoio, e si vede, adesso non so se riuscirò a farvelo vedere, ma non so se si riesce a vedere. Vedete che qua c'è come un'ombra qua davanti, ecco, la vedete questa riga nera qua? Allora, questa riga nera qua è dovuta all'errore che feci tempo fa, avevo appena iniziato a usare il rasoio, di asciugare male il rasoio, soprattutto il manico, e di riporlo completamente chiuso. La riga, che peraltro è presente anche sull'altro lato della lama, vediamo se si vede, eccola qua, la vedete sotto. Le ho un po' come dire trattate con, non mi ricordo, forse col Sidol, però vabbè, insomma, per cercare di togliere un po' di ossido. Diciamo queste due righe combaciano con il punto di appoggio della lama sul manico di plastica. Per questo vi dicevo, riponete i vostri rasoi dopo averli usati sempre un po' aperti, guardate che basta tanto così, non è che dovete tenerli in un ambiente ventilato, perché per quanto uno possa stare attento c'è sempre il rischio che il manico all'interno resti umido e quindi che la lama, se appoggia sul manico, lasci poi si vada a ossidare, e quindi è un peccato e si rovina un pochettino. Allora, pennello di tasso, ci inumidiamo il viso con il pennellino. Ecco qua, e ci mettiamo il nostro bel prebarba bianco. Lo chiudiamo. Sto finendo lo spazio sulla mensola sotto lo specchio in bagno per tutte le cose che ormai ci ho messo sopra, per la gioia di mia moglie, che devo dire
Per adesso sta dimostrando di avere una pazienza da santa donna, anche se poi in realtà ogni tanto la frecciatina mi arriva. Ragazzi, io mi scuso intanto per il fatto che faccio pochi video ultimamente, sono veramente una cosa imbarazzante, però purtroppo ho veramente pochissimo tempo con il lavoro. Adesso che si avvicina l'estate, i turni stanno diventando un po' più serrati perché c'è tanta gente che comincia ad andare in ferie, quindi bisogna tenere i buchi che restano scoperti, bisogna andarli a coprire. Questo comporta un po' di impegno in più. Però appena posso i video io cerco di farli, anche perché, come vi dicevo, di robe ce n'è. Per cui, insomma, vediamo, cominciamo, procediamo con questa rasatura. Allora, spezzatino al pennello, fuori la ciotola, apriamo la nostra Taylor al pompelmo. Mamma mia, anche il tappo profuma. La Taylor si presenta così, come vi avevo promesso, è nuova, non l'ho usata, ho aspettato di inaugurarla con voi. La Taylor, come vedete, come tutte le Taylor, anche questa si presenta, vedete, non ne ho presa tanta, ma si presenta estremamente morbida come consistenza. Chiudiamo subito la crema perché non perda la sua fragranza, perché è importantissima questa cosa. E poi ciotola e andiamo. Guardate, sta già schiumando, ragazzi. Io, tanto, si sprigiona un profumo da sta ciotola che è veramente qualcosa di stupefacente. Stupefacente davvero, buonissimo. È proprio una crema indicata per questa stagione calda, fa molto estate, devo dire. Non è fresca come le schiume mentolate, faccio per dire. Però è al suo bel perché. Guardate quanta roba fa. E non abbiamo aggiunto neanche l'acqua. Allora, vediamo un pochettino di. Anche il lavandino, perché ma più volte ho detto che io preferisco i pennelli un po' rigidi, però riconosco che l'abbinata Taylor Tasso Silver Tip è effettivamente. Osti, guarda, fino sulla spalla mi è arrivata la schiena. È effettivamente una grande abbinata, veramente molto molto di classe, molto morbida, molto confortevole. Qua la schiuma la sto ormai lanciando da quanto ce n'è sul pennello. Vabbè, allora, sciacquatina le mani, scusate lo sguardo che ogni tanto fugge dal centro dell'inquadratura, ma è più forte di me, non riesco ancora ad abituarmi, dato che ne ho fatti pochi di video, quindi insomma ci vuole un po' di tempo. Dopo Special, il mio primo rasoio a mano libera, come dire, è stato l'inizio della fine. Va bene. Scoramellato 30 volte sul cuoio. Acciaio di Solingen,
La Dovo resta una delle marche storiche di rasoi a mano libera che ancora oggi producono. Che ancora oggi produce rasoi a mano libera, è una delle poche che è rimasta stabile, oggi quelle molte marche storiche. Hanno smesso la produzione di rasoi a mano libera perché ormai sono molto poco diffusi. E quindi però è un peccato perché i mano libera sono proprio dei begli oggettini, eh. Certo, richiedono un po' di cura, ma intanto che andiamo avanti con la sbarbata, volevo ringraziarvi perché nonostante la mia lentezza nel produrre nuovi video, stiamo continuando a crescere. Abbiamo superato i 390 e passa. Per cui, insomma, se andiamo avanti così, sono fiducioso prima dell'estate, o meglio, prima della pausa estiva, diciamo così, sul fatto che riusciremo a superare i 400 iscritti. Questo, devo dire, mi riempie veramente di molta, molta, molta gioia. Boh, prima passata, secondo il pelo, fatta. Questa è la tela che è rimasta sul pennello e sulla ciotola. E come vedete ce n'è una tonnellata, non c'è neanche bisogno di stare lì a ravanare un'altra volta. Nella ciotola basta quella che c'è sul pennello, secondo me, guardate che roba. Ragazzi, è fenomenale questa crema qui. Io non faccio pubblicità, nel senso che non ci guadagno, però devo dire che secondo me a chi piace la profumazione agrumata, questa Taylor è veramente imbattibile, c'è una roba che sto lanciando schiuma da tutte le parti, anche sul pavimento. Meno male che mia moglie è già fuori. A posto, facciamo un'altra passata nel senso del pelo, sciacquatina alla lama. Allora, anzi, facciamo così, facciamo un obliquo per cercare di avere una rasatura un po' più profonda. Mi verrebbe quasi voglia di
Questo ragazzo per me è l'obliquo, sul collo, non è un contropelo. Mi verrebbe quasi voglia di fare il contropelo veramente. Scusate l'occhio che va, ma... Mi verrebbe voglia, vi dicevo, però non lo faccio perché in questi giorni di caldo anche madre natura si è risvegliata e se ha dato, ha fatto una stagione abbastanza tranquilla per noi allergici, adesso la festa è finita. E quindi il problema è quando uno sta al 100% della forma, la pelle non è mai il top. Talmente grassa la pelle che ogni tanto mi scivola anche proprio il dito sulla pelle, non riesco a... Diamo una sistemata anche al baffo. Va bene, qua direi che sì, ecco, non è un BBS completo, però è evidente che però alla fine direi che abbiamo ottenuto una rasatura discreta come profondità. Va bene, allora ci sciacquiamo adesso il viso con l'acqua fredda e mettiamo l'allume di Rocca. Allora, ci sciacquiamo un pochettino l'acqua fredda. Devo dire che a pelle così, passandoci sopra le mani, non sento delle grandi irritazioni. C'è da dire che il grosso delle irritazioni viene con il contropelo. Infatti, direi che l'allume di Rocca qualcosina sulla gola, ma niente di... Va bene. Direi che, scusate che è andato da una sciacquata al rasoio, anche la Taylor Grapefruit è decisamente all'altezza delle sue sorelle, decisamente all'altezza, molto molto buona, come tutte le Taylor estremamente protettiva, una profumazione, devo dire,
notevole. E che, ragazzi, se vi piacciono le profumazioni agrumate, io non posso fare altro che consigliarvi di prendere anche la Taylor insieme alle altre vostre abitudini, ai vostri altri prodotti. Veramente molto buono. Certo, qualcuno ogni tanto dice che appunto le Taylor sono un po' un barare perché montano, basta guardarle per farle montare, ragazzi, cioè, ognuno sceglie secondo i propri gusti, però le Taylor sono tra le creme più famose, non certo solo perché montano facilmente, eh? Peraltro la ditta che le produce non è che sia nata proprio ieri, cioè è una ditta inglese che le produce da diverse decine di anni, anzi direi più di 100, per cui insomma non è proprio tutto così facile. Dai, sciacquatina velocissima per tirarci via la lume di rocca. Eccolo qua. Ci asciughiamo un attimino. Guarda che ho tutti i baffi storti. Vabbè. Poi bisogna mettere la cera. Cosa mettiamo come aftershave su una rasatura così estiva, ma certamente direi che il Floyd Blue è l'aftershave d'obbligo. Devo prendere l'abitudine ad usarne un po' meno di questo aftershave, sventolatina per la goduria finale, perché ve l'ho già detto nell'ultimo video che ho fatto, che insomma questo Floyd Blue purtroppo per noi è ormai fuori produzione, quindi diciamo che si stanno esaurendo le scorte presenti sul mercato. Signori, se avete la possibilità, compratelo, compratene anche un paio di bocce, perché tanto è un profumo eccezionale che fa veramente molto estate, che rischiamo di non trovare più. Per finire, la nostra crema idratante rinfrescante che sono andato a comprare ieri, perché non so se avete visto negli ultimi video, non l'ho usata perché l'avevo finita e quindi aiuto. E devo dire che la mancanza della crema, almeno sarà che in questa stagione, come dicevo, la mia pelle è più facile alle irritazioni, ma io la mancanza della crema nelle ultime rasature l'ho sentita. Nel senso che comunque riconosco che alla fine della rasatura, nonostante il Floyd, nonostante delle creme comunque molto protettive, la crema da barba molto protettiva, il dopobarba anche che comunque anche se alcolico, il Floyd lascia comunque di solito una pelle abbastanza morbida e via dicendo, mi sono reso conto che la mia pelle era tendenzialmente più secca, quando si asciugava dopo la rasatura proprio la sentivo tirare, quando soprattutto andavo in motorino, poi sentivo un po' la pelle bruciare, mi dava fastidio il lacciolo del casco, insomma era un po' veramente fastidioso. Da quando ho ricomprato questa crema, ieri mi sono sbarbato, vi ho detto l'ho comprata ieri, la crema quando mi sono sbarbato, ieri questa sensazione fastidiosa di pelle secca, di pelle un po' irritata, è prontamente scomparsa. Bene ragazzi, finalmente sono riuscito a farvi vedere, a provare con voi la Taylor al pompelmo che ho passato l'ultimo mese e mezzo ad annusare praticamente tutti i giorni, nella speranza di trovare i minuti necessari per fare questo video insieme con voi e provarla in diretta, insomma, con la registrazione. Spero di poter essere un po' più rapido nel fare i prossimi video perché, come vi ho già anticipato e come ho detto a qualcun altro già sulle pagine social del social network su cui sono iscritto, ce ne avrei di robe da farvi vedere. Ho comprato un paio di saponi nuovi, c'è qualche lametta nuova da provare, almeno per me. Naturalmente, chi si interessa di rasatura con il Double Edge sicuramente già le conosce, però insomma ci tenevo a provarle anch'io e a condividere con voi le mie impressioni. Per oggi
Chiudiamo qua, siamo stati anche abbastanza veloci, 25 minuti. Auguro a tutti voi una buona giornata. Al prossimo video, ciao!